fastidioso e devo trovare le cose. Allora, zaino, io ho comprato tipo... Cavolo, avevo comprato 30 super repellenti, li ho usati tutti. Allora, andiamo al percorso 129. Questo è il 128. Dove piove, insomma? Eh sì, non mi ricordo se era a nord. Era a sud, era a sud. Ah, ok, a sud, ok. Allora, dobbiamo scendere. Tipo ora mi appare, hai finito il super repellente. Ah, eccolo È qua, intanto probabile. percorso 128. Va più giù del 129. Finito l'effetto del repellente. Che colo... Ah, ecco, percorso 129. Sì, tenta col... Allora, hai sbagliato, non era questa. Sì, ragazzi, infatti, l'ho capito. Dov'è? È una piccola zona, è una specie di più dove devi fare sub. Ok, aspetta un attimo, voglio vedere se ho dei repellenti normali. Non li Tanto ho. dentro la grotta non ti servono i repellenti, basta che lo vedi, fai sub e non dovresti avere più problemi di Pokémon selvatici. Ok, va bene, mi sa che è a destra. Allora, intanto facciamo così. Allora, facciamo zaino. No, zaino no. Facciamo Pokénav, mappa. C'è qualcuno che ha scritto. Posso leggere un commento della chat? Sì. Qualcuno ha scritto: hai il senso di orientamento di un koala in calore ubriaco. Oddio. Vabbè, ma dai, ma non, dai, raga, non è colpa mia, eh. Cioè... Mi sa che. Devi ritornare dal meteorologo perché ci ho messo troppo tempo a fare sub. Vero dici? Sì, perché se non piove più, vuol dire che devi tornare dal meteorologo. Ah, io se non lo sapevo. Perché hai sbagliato percorso e quindi è scappato. Ah, dai, che cavolo. Allora, Pokémon, Sheldon, volo, devo andare a Forestopoli. Che cazzo però, eh. Allora, curiamo i Pokémon. Ok, io a questo punto direi di mettere Pokémon Swampert, ordina, e io mi metto Sheldon. Perfetto, così facciamo expare un pochettino Sheldon. E torniamo allo studio meteo a fare appunto il meteorologo Giorgio. Oddio, ragazzi, 856 persone. Oh mio Dio, santissimo, mamma mia. Cioè, raga, eravamo 700, non possiamo diventare 860 così a random. Devo andare al percorso 129, va bene. Aspettate un attimo. Ok, allora, sto andando. Allora, Pokémon... Sheldon, volo. Hai detto 129, quindi devo andare qua. Dai, 229? Sì, sono al percorso. No, Ok. non sono al percorso perché mi attaccano. Ok. Fastidio. Ah, dovevo comprare i super repellenti. Mannaggia, me lo sono dimenticato. Vabbè, comunque, percorso 128. Dov'è il 129? È a Blablabla. sinistra. Ok, allora andiamo a Sinistra in basso. sinistra in basso. Ok. Allora, sinistra in Piove? basso. Ancora no, 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 ancora no. Continua a non piovere. Ma sei entrato nel percorso Oh, 129? Oppure hai sì, letto? piove. Ok, adesso cerca una pozza dove fare sub. È Fatto, piccolina, trovata, è dovresti trovare. piccolissima, Ok, trovata. là fai sub, là fai sub. Fatta. Oh, ho trovato la grotta. Eccola qua. Ok. Sott'acqua, raga. Penso che debba uscire. Una luce, sì. Sì. Ora sono nella grotta Grotta mare. mare. Sì, sono nella grotta mare, sono. Perfetto, ora risalva. Attenzione, perché... non ha mostri di tipo ghiaccio. Quindi, a meno che non ti usa puro gelo, puoi usare anche Rayquaza. Poi, Ok, intanto salviamo qua. puro Ok. gelo sono. Può usarlo solo 5 volte. Quindi. Perfetto. Allora, grotta mare, ragazzi, sono a grotta mare. Ragazzi, sono a grotta mare. Sto per catturare Rayquaza. Oddio, No. si sta avvicinando. Oddio, si mi mena, mi uccide. Ti mette la faccia brutta. Sì, infatti, mi ha messo la faccia bruttissima. Oddio, che cos'è? Criope.
Appare criote selvatico. Vai Sheldon! Allora, piovischio di Kyogre provoca... Sì, provoca la pioggia, ha evocato una tempesta d'acqua, insomma. Okay, io uso attacco d'ala, ah, già lui dorme, cioè, mi ha usato riposo. Diciamo. Ma cioè, è un Kyogre stupido, come prima mossa mi usa... Riposo. Riposo, perché... Ah, ti pare, l'ha usata una seconda volta, non è proprio furbo. Comunque, sì. Se vuoi ti dico le mosse, così magari ti organizzi un po' di Kyogre. Allora, sì. Kyogre ha riposo, riposo, puro gelo, idropompa e se non erro sdoppiatore. Quindi... Una infatti l'ho sentita benissimo, un attacco solo ha fatto, me l'ha mandato KO in modo proprio... BOOM! HEADSHOT! Cioè, proprio... l'ho sentito che è stato un piacere. Eccolo là, era puro gelo, era la mossa che ti manda KO in un colpo. Ah, fantastico. Mamma mia, allora pure oggi è figa come cosa. Allora, zaino, io direi di usare la... Rete ball. Usa. Vai, raga, lo cattura il primo. Sicuro. Lo catturo, mi sento fortunatissimo, raga. Uno. No, non l'ho catturato. Allora, sdoppiatore. Sì, sì, si diminuisce anche i suoi PS, quindi si può mandare KO più in fretta di Groudon. Ok, aspetta un attimo. Lui è senza vita, utilizzo un'altra rete ball. Vai. Uno, due, tre. C'è, catturato Kyogre. Te l'ho detto che le rete ball andavano bene. Mamma mia, c'è due rete ball, raga. No, grazie, poche. Cioè, seriamente, io avrei usato più tipo le... Ah, non pesa tanto, è più lungo, ma pesa tipo tre volte meno. 4,5 metri. Sì, no, metri, non è il Pokémon più pesante. 352 kg. Bah. Sì. E comunque sta 300 kg. Bah. Raga, abbiamo due Pokémon leggenda best EU in the big epic in the world! Sì! Mamma mia, nel mentre il cane va là dentro, ma a noi questo non importa. Vuoi dare un soprannome a Kyogre? Dobbiamo dare un soprannome, no? Se vuoi, daglielo. Vediamo se ci entra. Sì, ci entra. Io allora, come soprannome io ancora non lo posso vedere, quindi... Ah, lo vedrai, è un bellissimo... Lo vedrò. È un bellissimo nome intelligente, come tutti i nomi intelligenti che do. Allora... Allora... Perfetto, abbiamo catturato a... Criote, qua, Clitoride. Oh, lo potevo chiamare Clitoride! Non ci ho pensato mai! Posso dargli soprannomi dopo averglieli già dati? Sì, basta che vai... Oddio, dov'era il giudice onomastico? A Porto Selcevoli, mi sembra. Porto Selcevoli... Quasi no, perché da Kyogre a Clitoride, in effetti... Clitoride, vai! Fagli vedere chi ce l'ha... Pesce alato. Allora, comunque, tanto per dare un po' di sfondo ai Pokémon. Non so se hanno mai catturato i Pokémon che si vedono nella scenetta di Smeraldo, ossia Groudon, Kyogre e Rayquaza, conosciuti anche come il trio del meteo, in quanto Kyogre evoca la pioggia, Groudon evoca il sole e Rayquaza annulla le condizioni meteorologiche. Ok. E basta, niente di che. Poi, adesso ci sono altri tre Pokémon da catturare, anzi quattro tecnicamente. Ok, vai, dimmeli. Ok, innanzitutto tu hai Tronco, però ti manca un Pokémon. Sì, non so quale. Ti manca un certo Pokémon chiamato Wailord. No, non ce l'ho. Allora, sì, ti dico come si cattura. Ora, sempre nel percorso 129, usi il Super Amo. Percorso 129... Non so se sono al percorso 129. Appena uscito dalla grotta mare dovresti essere al percorso 129. Ok, va bene. Quello dove sei adesso, però... Dovresti essere al percorso 128 se ci sta un grande coso da fare sub. Aspetta un attimo qua. Ah, devo soltanto premere. Oh, vero, mi sono dimenticato. Allora, vediamo qua se... Allora, zaino, andiamo su Superamo. Strumenti base, Superamo. E cerca di pescare un Wailmer, che è la forma pre-evolutiva. Dovresti trovarlo, se non erro... un attimo, vado a vedere... Che livello si trova? Dovrebbe essere tra il 20 e il 45. Col Super Amo lo puoi trovare dal 20 al 45. E se lo trovi al 39, dal 39 in su, catturalo. Perché lo devi far evolvere al 40. Ok.
Quindi se gli dai una caramella rara fai subito, altrimenti te lo alieni un po', tanto per, e poi si evolve. Ok, va bene. Devo andare al percorso 129, ma mi serve un'isoletta qua, eh. Vabbè, io me la fugo, che non c'ho voglia qua di lottare con i Pokémon. Allora, sono al percorso 129, ma... Ok, là devi usare il sub. Cioè, non sub, ah, il superamo. Puoi anche usare il superamo quando stai facendo surf. Ah, vero? Ah, non lo sapevo. Neanche una vecchia The more you sciabatta. know. Devi aspettare, ti possono capitare due Pokémon, uno che è uno squalo e uno che è una balenottera. Se lo trovi al 39, la balenottera catturala. Allora, devo premere A quando muove. Oh, Sì, quando cattura! muove devi premere No, A. scappato. Allora, sì, ora qua perdo 6 giorni, Perché io a catturare Pokémon sono una sega. Neanche una vecchia ciabatta. Se velocizzi sicuramente non ci riuscirai, probabilmente. È È difficile. scappato. Allora, ok. Devo premerlo qua appena leggo. Appena, proprio appena la muove. Dimmi. Appena dice è abboccato, devi stare attento perché poi devi aspettare un'altra volta i puntini e un'altra volta è abboccato. E poi ti dirà dopo un po' il fatto che è abboccato. È un po' difficile la pesca se non c'è, cioè, la mano lesta, tra virgolette, quindi. Ah, ok, infatti è un po' un casino, eh. È scappato. Abboccato! Oddio! Mamma mia! Chi è? Wall Ok, Marmer! che Wall Marmer! livello 28. è? Ok, ora puoi scegliere se catturare quello o trovarne un altro di livello più alto, perché sennò dovresti farlo a livello di 12 livelli. Ed è un Va po' più bene, difficile, ci ok. Va metti. bene, io lo catturo. Ok, Ma prova a ne cerco un catturarlo. Poi magari. altro. Ok, fai meglio così. Più alto è il livello, meglio è. Mi ha uccisissimo. Voi sono un altro Pokémon. Raga, vi faccio vedere che è come vi dico io. I Pokémon hanno paura. I Pokémon hanno paura. Cioè, sono terrorizzati. Cioè, appena lo vedono, dicono: no, stop, per favore. Tentacool, no. No, che okay, non si è spaventato. Però se lo catturavo, giuro, rimanevo sconvolto. Dai, mi fate catturare. Dai, 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 c'è tentacool. Se hai Pikachu puoi usare Tuononda perché la paralisi aumenta la probabilità di cattura. Trovato? Lo dicevo io che lo catturavo. Sì, quello lo so, quello lo so. Allora, pur vivendo in mare, Wilmer può sopravvivere sulla terraferma, ma solo per più il suo colpo si secca, infatti il Pokémon perde vitalità. No, 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 Wilmer no. Allora, hai detto che dobbiamo pescare, dobbiamo trovarlo di livello minimo 39, va bene. Sì. Non è troppo difficile, hai il. Una buona percentuale di possibilità di trovarlo al 39 in su. Ok, io ho provato a velocizzare un po', ma è improponibile. È scappato. Meglio se non velocizzi quando Se devi quando pescare un peschi Pokémon. è un po'. È scappato. Ah! Dai! Fatemi catturare! Neanche una vecchia ciabatta, ma magari. Dai. Abboccato! È scappato. Ma lo devo premere subito, subito, subito? Cioè, non capisco. Appena dice è abboccato, devi premere A. E dopo devi aspettare e ritirare e basta. Non devi tenere premuto A, devi cliccarlo una volta sola. Ah, Ah, io lo spammo. ecco perché. Non devi spammare. Clicchi una Ok. volta, aspetti che abbocca. E poi. Clicchi un'altra volta quando riappare è abboccato e poi. Ok. È scappato. L'ho cliccato. Oh, ah, fastidio. Neanche una vecchia ciabatta. Dai! Oddio, aspettate un attimo, forse l'ho catturato. Dio, ma non lo catturo mai. Ha abboccato un Pokémon, lo devo fare 300 volte. Oh mio Dio, uno Sharpedo! Che cos'è? Ok, no, è il Pokémon che potevi trovare al posto di Wilmer. Quindi, se vuoi provare a catturarlo o a sconfiggerlo, è uguale. Tanto, in questa generazione non è molto buono perché entrambi i suoi tipi, lui è in parte buio e in parte acqua, sono speciali. Mentre,
le mosse acqua e le mosse buio sono tutte e due speciali. E lui però è un po' da attacchi fisici. E